Hola amigos e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Clash of Clans. Allora, vi ho voluto portare anche Clash of Clans perché, vabbè, ho detto, molti hanno portato Clash Royale, portato Clash of Clans, che comunque ci sono molti amanti di Clash Royale, ma anche di Clash of Clans. Come vedete, questo è il mio villaggio. Sono appena passata al DH10. I reali sono ancora un po' bassi, quindi la regina degli arcieri e il re dei barbari è ancora un po' bassina. Poi ho appena finito la torre del bombarolo, ecco, la torre bombardiera, vabbè, comunque sono abitata con Clash Royale e sto facendo due torri infernali, quindi appena finisco almeno abbiamo anche un po' più di difesa. Poi io sto facendo anche il laboratorio. Quindi c'è una scoperta. E anche tutti i muri l'ho maxato tutti quanti più o meno. Quindi sono a un buon punto e oggi vorrei fare una battaglia. Ovviamente non posso fare tante battaglie, intanto richiedo. Non posso fare tante battaglie perché comunque ovviamente non è come Clash Royale che alla fine posso fare tutto quanto, diciamo, cioè posso fare partite tutte quante consecutive, invece qua no, dobbiamo aspettare. Quindi se volete una serie anche su Clash of Clans, visto che ci sono stati alcuni commenti sul video di Clash Royale che mi hanno detto oh, adesso ci siamo, perché l'ho portato. Quindi se volete altri episodi, li posso fare anche spesso comunque. Questo sono le mie truppe, ho sempre questo, se volete potete usarlo anche voi se avete le mie stesse truppe. Vedete, sto un bel cosintro, mi manca solo il minatore e la cosa, insomma, semplicissimo. E infatti vedete, uso quasi sempre quello. Quindi ripeto, se volete un altro episodio su Clash of Clans e su Clash Royale, sostenete la serie, sotto in descrizione vi lascio il link del video di Clash Royale. Credo che questi due giochi li farò un po' più spesso perché comunque sono giochi semplici, li registro con il telefono. Infatti Clash of Clans non si vede, cioè non è una qualità stupenda rispetto a Clash Royale, perché comunque Clash of Clans è una cosa più movimentata, diciamo, nel senso Clash Royale è un po' più statico rispetto a Clash of Clans e quindi si vede meglio, ovviamente. Però alla fine sono due giochi molto belli, gioco da un po' anche io, perché se no questo villaggio non lo potevo sicuramente avere se non ci giocavo da tanto tempo. Quindi vediamo un po'. Ok, mi ha donato. Andiamo a vedere che mi hanno donato. Ok. Va bene. Ci sta, ci sta. Va bene, una terremoto. Un vecchio gigante. Va bene, quindi andiamo a fare l'attacco. Vediamo un pochino. Sempre un villaggio con molte risorse. Dobbiamo anche vedere questo. Poche risorse. Questo neanche. Un bassuccio, non va bene. Ci devono essere molte risorse perché di solito trovo tipo 5.000, sì, 500.000 e cose del genere. Quindi possiamo fare di meglio, possiamo fare di meglio. Questo potrebbe andare bene, nel senso ha comunque 3.000, anzi 4.000 di visir nero, cosa molto utile. Come potete vedere, l'oro ce l'ho al massimo. Quindi non ci serve molto, però l'elisir e l'elisir nero va bene. Dobbiamo anche esaminare, quindi esaminare un pochino il villaggio dove possiamo attaccare, però secondo me questo va benissimo, perché dobbiamo anche vedere se è abbastanza buono, però dobbiamo attaccare, se no. Ok, mettiamo la terremoto qui in modo che possiamo distruggere un po' qualcosina intanto. Ok, mettiamo anche qua il cappuccio di un auto. Vai, ce la fare, ce la fare. Se voglio qualche bumerone, che qua che partono, mettiamo anche le ali, va. Ok, vai, faccio il bordello. Ok, vai, attento che... Che schifo,
Oddio, la torre infernale rende via. Ho fatto bene a mangiarla anch'io che ero qua. Poi abbiamo preso cose. L'elisir nero l'abbiamo preso. L'elisir nero l'abbiamo preso. Abbiamo preso più della metà dell'elisir nero perché l'aveva tipo 3.900, quindi ci sta. Perché, come potete vedere, ripeto, l'oro ce l'ho in abbondanza. L'elisir serve, però comunque ce n'ho abbastanza. E l'elisir nero anche per fare tante altre cose. Comunque ci serve perché non è mai tanto. Nel senso, anche gli altri giocatori non ne hanno molto. Infatti, cioè, se quello ne aveva 3.000, noi ce ne avevamo 40.000. Quindi segno che comunque rispetto, cioè, lui ne aveva pochissimo, diciamo, rispetto a noi. Quindi io direi, qua possiamo anche portare a livello 12 la caserma e possiamo sbloccare il minatore, quindi direi di farlo alla grande. Ragazzi, lo sai che farei? Ho pensato un pochino perché dobbiamo pensarci bene, se facciamo i danni poi è un casino. Secondo me aspetterei a sbloccare il minatore, perché vorrei fare prima l'accampamento in modo che ci sarà anche spazio pure per una nuova truppa e cose del genere, o comunque per più truppe. 6.750.000. Non ci arriviamo, comunque non ci manca tantissimo, cioè più o meno, perché però pian piano anche faccio degli attacchi un po' per conto mio, in modo che più o meno nel prossimo episodio cercherò di avere almeno circa 6.750.000. Vedo un po', insomma, quindi gioco un po' per conto mio, giusto così per migliorare qualcosa, per provarci almeno, in modo che nel prossimo episodio possiamo migliorare un accampamento. Poi mano a mano vediamo se migliorare prima gli altri o lasciare direttamente, fare direttamente semplicemente il minatore, insomma, poi vediamo un pochino. Comunque gioco tutti i giorni, quindi mi regolo anche un po' io, farò molte risorse. Vabbè ragazzi, quindi ripeto, gli episodi di Clash of Clans saranno abbastanza corti rispetto a quelli di Clash Royale, nel senso posso parlare di cose così varie come stiamo facendo adesso, ma comunque oltre ad un attacco non posso fare niente, quindi devo aspettare che si ricarichino le truppe, non è come Clash Royale appunto, quindi non posso farci niente. Però io direi che possiamo fermarci con questo episodio, lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!